1, vai. Ciao a tutti e bentornati sul mio vlog. Oggi un ospite d'eccezione. Gabriele Salone. Yes, è proprio lui. E ci racconterà che cosa ha fatto con la chitarra da 8 anni circa. Sino ad oggi. Allora, seguiteci. Ok Gabbo, allora spiegaci un poco quelle che sono state le tue esperienze, i tuoi concorsi vissuti da protagonista. Allora, sì, cominciamo con uno dei miei primi concorsi, fatto a Pedara, e un primo premio assoluto, con grandissima soddisfazione, sia mia che del mio insegnante, e ho suonato un brano di Carulli, che mi ha portato molte soddisfazioni anche al concorso Giulio Respigliosi, 24esima edizione, con un primo premio assoluto, e anche all'European Music Competition di Montalieri. Questo brano l'ho portato anche a un concorso internazionale a Gorizia, è stato uno dei miei ultimi concorsi e anche quello mi ha dato molte soddisfazioni. C'erano concorrenti da tutte le parti del mondo, dalla Russia, Ucraina, Polonia, è stato molto divertente. E tu sei stato il primo italiano, giusto? Sì. A classificarti. Ok Gabbo, ora una domanda di rito. Che cosa consiglieresti a un neofita, a una persona che si è avvicinata adesso allo studio di uno strumento musicale? Allora, io consiglierei di portare avanti la propria passione e di scegliere lo strumento che più preferisce fin da subito e portarla avanti anche nei momenti più difficili, perché ci saranno ovviamente, come in qualsiasi cosa, momenti difficili, ma l'abilità sta nel superarlo. Quindi, never give up.